Esistono luoghi che non si riescono a spiegare completamente a parole. Sono nato nel 1988 e fin dalla nascita, ogni estate i miei genitori hanno portato me e i miei fratelli in montagna, qui a Resia, in Val Venosta. Ogni anno, un vero dono. Ricordo che da piccoli, coi miei fratelli giocavamo a scegliere ognuno i propri posti preferiti in questo paradiso. Il proprio sentiero preferito, la propria malga preferita, il proprio albero preferito, ma soprattutto la propria montagna preferita. E così c'era il Klopajerspitz, la preferita di Michele, l'Enkhof, la preferita di Marco. Io scelsi la montagna che segna il confine con Austria e Svizzera, la cima che si vedeva da ogni passeggiata sul lago, da ogni barbecue nell'incantevole Fallertec e dalle sorgenti dell'Adige. Ero affascinato da quei boschi che sapevano di felicità e spensieratezza, dalle distese d'erba che si aprivano qua e là. Ero attratto da quella vetta rocciosa che da ogni angolo cambiava forma e stimolava fantasie, mostrando pendii più dolci e pareti più acclivi e aspre. Ammirai mio cugino, che la scalò quando io ero ancora un bambino, e ricordo ancora la foto che scattò e mi regalò, che immortalava la croce di vetta. Raggiunsi la cima per la prima volta che ero ragazzo, e da allora il legame con questa montagna divenne ancora più intimo. L'ascesa verso quella cima è diventata una sorta di rito di purificazione dell'anima, dallo stress della vita di tutti i giorni, dalla pigra quotidianità di una città come Roma. Allo stesso tempo una sfida e un giuramento da rinnovare con me stesso, ogni volta che vengo in questa valle. Un luogo che ancora oggi, come da bambino, mi suggestiona e che mi restituisce molta più energia di quanta ne spenda durante la faticosa salita. Un rifugio sicuro, dove poter vivere la natura, meravigliarmi ogni volta come fosse la prima, mettere da parte tutto il resto e ritrovare me stesso. Del resto, la tua casa non è dove sei nato. Casa è dove cessano tutti i tuoi tentativi di fuga. Buongiorno e bentornati sul canale. Oggi mi trovo di nuovo alla Malga di Resia, quota 2000 metri, sopra in cima alla Val Venosta. L'obiettivo di oggi è quello di salire in cima al Pizzlat, 2808 metri, e sarà una bella sfacchinata. Speriamo che la giornata resti come adesso, perché non c'è nemmeno una nuvola, un po' di foschia nel fondo valle, come volete vedere. E fa anche abbastanza caldo nonostante siano le 9:30 e bene, l'obiettivo è quello di fare salire da qui per arrivare in cima dove vedete la croce, poi fare tutta la cresta e fare una sorta di giralanello che ci riporterà qui alla Malga di Resia. Bene, iniziamo.
Sono circa a metà della salita, credo, e 4 immagino, sarà una parte un po' più con pendenza più dolce. Vedete la strada che gira qua, rientra e arriva giù in fondo di là, e poi si dovrà salire per le roccette. Ora piccola pausa acqua perché non ho più saliva, e poi riprendiamo. A tra poco. Non molliamo, giurare maiestatis a casa. A dopo. Però saranno 50 metri, 70 metri di salita, e forse pure stavolta è fatta. Dopo circa 3 ore di cammino sono arrivato in cima al Pizlat, 2808 metri. Sono qui, come potete sentire, la Insta 360 Go 2 incollata alla croce di vetta. E c'è poco vento, fa un gran caldo, infatti tengo bandana e cappello perché sennò qua finisce male. Sono da solo in cima a questa montagna che domina l'intera Val Venosta, e qui possiamo vedere appunto la Val Venosta con il lago di Resia, in fondo il paese di Resia, dominato, sovrastato sulla sinistra dal Clopaglia Spitz e da Pian dei Morti, che dove siamo stati anche pochi giorni fa. Vi lascio il video in descrizione. La vallata giù in fondo prosegue fino all'Ortles, il gruppo dell'Ortles che potete vedere evidenziato dalle cime innevate dal ghiacciaio dell'Ortles, il rifugio Quinto Alpini che sta sull'altro lato rispetto al Monte Zebrù. Ora approfitto di questo momento in cui non c'è neanche un briciolo di vento e facciamo una dronatina. Thank you.
lasciamo alle spalle la cima del Pizlat e adesso proseguiamo sul sentiero numero 5 in modo da fare questo piccolo anello. Quindi credo che ne rifarò appena arrivato in paese giuarese. Sarà dura, spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo presto per un prossimo video. Oh.